Benissimo, quindi siamo in onda. Direi che si sente. Dunque siamo qui per presentare il libro, un bellissimo libro di Marco Letizzi che parla di greenwashing, che è uno degli argomenti sicuramente legati alla comunicazione più attuali in questo momento. E il libro si intitola Strategie di contrasto ai casi italiani e internazionali. Allora, chiediamo subito al dottor Letizzi che cos'è il greenwashing. Gli chiediamo intanto di presentare il suo libro, di dare un'introduzione a questa chiacchierata che faremo fra di noi e poi di cominciare a introdurre quelli che sono i temi del suo libro. Intanto grazie per essere qui, direttore Luca Arnau, è un onore e un piacere averti qua, direttore, e ringrazio il professor Francesco Perrini che peraltro mi ha onorato il suo autorevolissimo contributo nel libro di presenziare a questa presentazione. Allora, il libro si intitola Greenwashing, strategie di contrasto, casi italiani e internazionali, è un libro edito da Egea e è un libro che affronta a tutto tondo il fenomeno complesso del greenwashing, è un fenomeno che un neologismo che è entrato prepotentemente negli ultimi anni nel lessico comune, quindi non solo gli addetti ai lavori, ma un po' tutti i cittadini si saranno posti qualche domanda. E quindi nel libro cerchiamo di rispondere a tutta una serie di domande. La prefazione del libro è stata scritta dal sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, senatore Claudio Barbaro. L'introduzione dal europarlamentare e professoressa ordinaria di Economia dell'Ambiente al Politecnico di Torino, Mercedes Bresso, e le conclusioni dal professor Francesco Perrini, Associate Dean di SDA Bocconi e direttore del Sustainability Lab, nonché professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università Bocconi. Ora, long story short, la domanda era che cos'è il greenwashing? Ecco, in estrema sintesi è la comunicazione di informazioni ambientali ingannevoli attraverso le quali un'impresa vuol presentare un prodotto o un servizio come ecosostenibile, quando in realtà non lo è. In altri termini, incorrono in pratiche di greenwashing tutte quelle imprese che dichiarano prestazioni ambientali in relazione a beni o servizi, quando in realtà queste prestazioni ambientali non avvengono o avvengono solo parzialmente. Perché le imprese praticano greenwashing? Quali sono i motivi? Quali sono i vantaggi per le imprese? Ma in realtà le imprese praticano greenwashing per conseguire profitti nel breve medio periodo, per rafforzare la propria posizione sul mercato e per accrescere la propria reputation aziendale. Allora, sicuramente il greenwashing a livello di comunicazione fraudolenta è uno di quelli più attuali, perché con la crescita della sensibilità ambientalista, con la crescita della necessità di una nuova sensibilità ambientalista, il greenwashing è diventato dilagante.
quindi si fa passare per bio o per comunque green, cose che sono ben lontane dall'essere. E infatti io volevo proprio chiedere all'autore gli effetti negativi del greenwashing sulla comunicazione. Beh, diciamo, il greenwashing è un fenomeno fortemente pervasivo, Luca, è un fenomeno fortemente pervasivo che anzitutto impedisce il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile come indicati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Primo aspetto. In secondo luogo, vanifica l'impegno della comunità internazionale di mitigare gli effetti del climate change e poi chiaramente danneggia gli investitori e i consumatori e ancor di più lede il principio costituzionalmente garantito di libera concorrenza. Quindi rileva quale, diciamo, elemento distorsivo del regolare sviluppo del mercato. Allora, per esempio, parliamo di strategia europea nei confronti del greenwashing. Abbiamo letto di questa direttiva 825 del 2024, riusciamo a spiegarla un attimino? Cosa sta cambiando questa strategia da parte dell'Europa nei confronti di questo fenomeno? Sì, allora, con questa direttiva, la direttiva è la 2024/825, si chiama Empowering Consumers for Green Transition. Con questa direttiva, in sostanza, il legislatore europeo cerca di in qualche modo contrastare o quantomeno mitigare i rischi di greenwashing. E fondamentalmente è una direttiva che introduce una vera e propria blacklist di pratiche vietate. Ok? Di pratiche vietate in cui, diciamo, le imprese sono, diciamo, fortemente, diciamo, chiamate a non sviluppare queste pratiche, perché altrimenti c'è il rischio di incorrere in casi di greenwashing. Quindi tutte avrete letto il contenuto della direttiva, ma insomma tutte le pratiche, le denominazioni generiche vengono sostanzialmente abolite, la compensazione indiretta di emissioni di CO2 viene assolutamente bandita, cioè se io produco scarpe e poi voglio compensare un certo quantitativo di CO2 piantumando alberi in centro a Milano, non lo posso fare, perché diventa difficile correlare grandezze tra loro non omogenee. Quindi le scarpe si riferiscono alla value chain aziendale, la piantumazione di alberi poi è difficile, diciamo, mettere in correlazione diretta la compensazione di emissioni di CO2 attraverso la piantumazione di alberi in centro a Milano con la produzione di la generazione di emissioni attraverso la produzione di scarpe. Ma adesso veniamo un pochino a quella che è la necessità di rafforzare un sistema di controllo su questo greenwashing. Il dottor Letizia è un ex colonnello della Guardia di Finanza, quindi ha un'esperienza diretta in quello che è il controllo e soprattutto la sanzione, il sistema, la sanzione di eventuali atti negativi. Allora, diciamo subito che l'impianto normativo, e poi magari sotto il profilo tecnico il professor Perrini magari interverrà dicendo qualcosa di più specifico, ma diciamo intanto c'è un impianto normativo che negli ultimi anni il legislatore europeo ha posto in essere per arginare il rischio di greenwashing. Quindi un impianto normativo che può essere identificato in una più ampia iniziativa che si chiama Iniziativa per la verifica delle dichiarazioni ecologiche. Questa iniziativa per la verifica delle dichiarazioni ecologiche si poggia su diversi pilastri. Il primo pilastro è il Green Deal europeo.
non entro nello specifico perché altrimenti non ci basta il tempo che ci è stato assegnato. Il secondo pilastro è il piano d'azione per l'economia circolare, è il primo action plan di economia circolare lanciato dalla Commissione Europea nel marzo 2020. Il terzo pilastro è la nuova agenda dei consumatori lanciata dalla Commissione Europea nel novembre 2020. Un quarto pilastro è il nuovo pacchetto sull'economia circolare lanciato dalla Commissione appena 2 anni dopo il primo pacchetto sull'economia circolare, quindi sto parlando del marzo 2022. In questo pacchetto sull'economia circolare del marzo 2022 troviamo la direttiva, la 2024/825, che accennava Luca prima, cioè quella l'Empowering Consumers for Green Transition. Troviamo un'altra interessantissima direttiva che è attualmente sotto forma di proposta ed è la Green Claims Directive, che è una direttiva molto importante perché va a superare i limiti diciamo che derivano da un'impostazione forse un po' troppo generica dettata dalla Empowering Consumers for Green Transition Directive, per la direttiva sulla, appunto, sulla che ho citato prima. E poi abbiamo il regolamento sull'ecodesign dei prodotti, d'accordo? Questo è l'impianto normativo messo a punto dal legislatore europeo, a cui si aggiunge un altro importante pilastro che è il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. In questo piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile noi troviamo una serie di provvedimenti come la Corporate Sustainability Reporting Directive, che tra le tante cose cerca anch'essa di arginare il rischio di greenwashing con come sappiamo gli obblighi di rendicontazione societaria in tema di sostenibilità. Abbiamo il regolamento tassonomia che ci dice quali sono i criteri per riconoscere le attività economiche realmente ecosostenibili, e ci abbiamo anche il regolamento SFDR per i prodotti finanziari. Ora, arrivando al dunque e cercando di rispondere alla domanda del direttore, il problema è questo: abbiamo una fase dichiarativa ex ante in cui le imprese effettuano delle comunicazioni ambientali, disseminano dati ambientali riferiti a prodotti e servizi che offrono sul mercato, che hanno un carattere fortemente predittivo e teorico. E poi abbiamo una fase ex post, una fase in cui le imprese dovrebbero implementare delle misure concrete, tangibili, che hanno un effetto diretto volto a ridurre l'impatto ambientale di quei prodotti e servizi che l'impresa offre. Dove si nasconde il greenwashing? Il greenwashing si nasconde nella differenza, nella discrasia esistente tra l'impatto ambientale promesso in quella fase ex ante, a carattere predittivo, a carattere, teorico, e l'impatto ambientale reale che deriva dalla produzione dei prodotti e dei servizi offerti dall'impresa. Allora, come faccio a individuare, a quantificare questo delta tra la fase ex post e la fase ex ante? Beh, intanto abbiamo un impianto normativo messo a punto dal legislatore europeo, e quindi se un'impresa è compliant in termini di regolamento tassonomia, Corporate Sustainability Reporting Directive, regolamento SFDR e tutti gli altri provvedimenti che sono stati emanati nel tempo, è già una gran cosa. Poi c'è, sotto profilo tecnico, un metodo di analisi che si chiama Life Cycle Assessment, attraverso il quale vai a calcolare l'impatto ambientale di un prodotto, di un servizio, un processo, un'organizzazione lungo tutto il ciclo di vita. Chiaramente è un metodo complesso che valuta fattispecie complesse, per cui se ancorché l'autorità garante del mercato e della concorrenza abbia recentemente dichiarato che
è questo un metodo infallibile, incontestabile? Io dico no, attenzione alla infallibilità, perché non è così. Non è così perché il margine d'errore dipende anzitutto dalle modalità di raccolta dei dati, dalla genuinità e robustezza dei dati che vengono utilizzati e dalla correttezza del metodo di applicazione della LCA. Tanto più i dati che vengono utilizzati sono robusti, genuini, tanto più il metodo di applicativo dell'LCA è corretto, quanto più il margine di errore derivante dei risultati derivanti dall'LCA sarà ovviamente apprezzabile. Ma parlando prima, avevamo anche discusso un attimo del sistema sanzionatorio, che è del tutto insufficiente. Beh, in Italia abbiamo organismi deputati all'accertamento e alla sanzione, diciamo. Il primo è l'autorità garante della concorrenza e del mercato. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha poteri di accertamento e sanzionatori. Nell'ipotesi ritenga che una comunicazione ambientale risulti sleale, che ci sia un caso di greenwashing, peraltro adesso si parla anche di social washing, perché la Empowering Consumers for Green Transition Directive, di cui ho parlato prima, introduce anche il concetto di social washing e non solo di greenwashing. Quindi, ritornando all'autorità garante, al cosiddetto antitrust, se l'antitrust rileva un caso di greenwashing, può applicare, irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10 milioni di euro. L'entità della sanzione dipende dal volume d'affari del trasgressore, da casi di recidiva, dalla entità, gravità, durata della trasgressione. Per esempio, se il trasgressore ha posto in essere una iniziativa volta a in qualche modo mitigare i danni che la violazione ha cagionato alla vittima, e tutta questa serie di cose. Poi abbiamo l'altro organo che si chiama IAP, che è l'istituto di autodisciplina pubblicitaria, che previsto dal codice del consumo, perché i riferimenti normativi sono codice del consumo e codice di autodisciplina pubblicitaria. Lo IAP ha poteri di accertamento e ha anche poteri sanzionatori. I poteri sanzionatori si riferiscono esclusivamente alla la possibilità di emettere un'ingiunzione di esistenza a continuare nella irregolarità. Io adesso però darei la parola al professor Perrini, nel senso che sicuramente lui può aiutarci ad approfondire ulteriormente questo. Grazie, si sente, sì? Io la sento. Benissimo, buonasera a tutti, grazie per questo invito estemporaneo, è sempre un piacere commentare il libro di Marco sul greenwashing. Lui ha fatto un quadro che va dall'impianto normativo europeo fino alle sanzioni. Questi giorni non si parla tanto di greenwashing, ma si parla di più di CSRD. Ormai tutti parlano di bilanci di sostenibilità, che sarà un bilancio integrato. Da quest'anno le società che hanno 500 dipendenti, 50 milioni di fatturati, che facevano già la DNF, sono obbligate, lo saranno dall'anno prossimo le società con 250 dipendenti, 50 milioni di fatturato e o 20 milioni di capitale investito. Quindi 50 milioni di fatturato, 20 milioni di capitale investito significa che parecchie piccole e medie imprese italiane saranno coinvolte. Allora, per non ripetere quello che ha detto Marco, ma ha parlato di concorrenza sleale, di Green Deal e tutto l'impianto normativo, per stare sul greenwashing e su come arriverà a noi come piccole imprese italiane o come consumatori, dobbiamo mettere insieme la direttiva Empowering, che è quella del greenwashing per antonomasia, la direttiva sul green claim che è stata approvata e che quindi adesso deve essere implementata, la direttiva sulla deforestazione, perché qui parliamo di greenwashing, non di social washing o di pink washing, che si può replicare ugualmente ma è diverso, la CSRD
e ci siamo dimenticati che nel 2026 ci sarà anche la CSDDD, ovvero la Corporate Sustainability Directive Due Diligence per la supply chain. Quindi quello che stavamo dicendo prima, si estenderà la responsabilità del produttore venditore alla sua intera filiera, ok? In questo quadro, quindi tante piccole e medie imprese, tantissime PMI che non rientrano nella CSRD ma che fanno parte della filiera, dovranno rendicontare in questi termini. Altrimenti il combinato disposto di queste solo 5 direttive che vi ho citato, le ultime, le sanzioni, lui chiaramente come ex diciamo è stato anche buono, ma vanno dal penale all'amministrativo pecuniario fino al 5-10% del fatturato. Capite che stiamo parlando di un sistema che, se dovesse funzionare, tira delle sanzioni che sono importanti, anzi possono addirittura far uscire dal mercato un'impresa, perché se io fatturo 1 miliardo e mi danno una multa da 100 milioni e tutti vanno, il CDA compreso l'imprenditore va a finire in galera, adesso esagero, è chiaro che diciamo il problema per quell'azienda. Ma quello che noi notiamo è che in Europa già ci sono questi comportamenti, tra virgolette, sanzionatori, non a livello al quale si arriverà dopo il 2026, ma per esempio io qui avevo di questi, come si chiama, cartellini di una maglietta dove questo signore dichiara di essere neutral, 100% certificato cotone organico, 100% fair trade cotton, quindi dal produttore organico il trading è fair trade. Mi arriva attraverso una filiera SA8000 alimentata 100% da rinnovabili, Ecolabel, che è una label europea che certifica e così via, e l'ultima non la vedo perché non ci vedo più, ma sostanzialmente è un'altra certificazione. Quindi qua sostanzialmente, se noi crediamo a questo mondo delle certificazioni e alla comunicazione di questa società, questa società è ok, non fa greenwashing, e c'è tutta la spiega dove possiamo andare a guardare qual è il problema. Dei nomi importantissimi che avevano alcune di queste, diciamo, dichiarazioni, quindi cioè, utilizzo cotone organico, utilizzo 100% rinnovabili senza certificazione, nomi importanti, uno che è una multinazionale che inizia per H, un'altra dello sport che inizia per D, in Olanda sono già state, diciamo, pescate con le mani nel sacco con queste false dichiarazioni, quindi multino, ritira i prodotti. In Germania, visto che è stato citato anche il tema della finanza, SFDR, i nostri ex colleghi corrispondenti, diciamo, della Guardia di Finanza tedesca si sono presentati presso gli uffici del gestore dei fondi ESG di una importante banca tedesca che inizia per D. Loro dichiaravano che tutti i loro fondi fossero compliance alla normativa ESG. Chiaramente, diciamo, risultava anomalo che tutto. Quindi di fatto questa wave sta già arrivando, il problema è prepararsi, abbiamo un po' di tempo, e questo libro spiega, come dice il titolo, le strategie non solo di contrasto ma anche come comportarsi correttamente come impresa nella comunicazione col consumatore e nella gestione delle relazioni con i fornitori, che saranno strategici affinché si possano evitare comportamenti di greenwashing o di social washing. Quindi da questo punto di vista la formazione, l'informazione sono delle strategie di prevenzione di comportamenti di greenwashing. Ovviamente poi ci sono tutte le strategie di contrasto che si possono leggere nel libro. Dico l'ultima cosa, perché qua abbiamo già superato il tempo, che di fatto, cioè, il sistema sanzionatorio in generale, non solo quello sul greenwashing, nel tema della sostenibilità, va in una direzione che è quella di provare a evitare che ci sia la concorrenza sleale. Quando io sento dire ma ci saranno i costi sociali, ce ne saranno, perché tutte le trasformazioni industriali ce li hanno, ma se il costo sociale è che chiude
una società nella provincia di Milano o nella provincia di Prato dove si assumono le persone a nero o si assumono le persone e si pagano in contanti con la metà dello stipendio facendole lavorare 18 ore, che dobbiamo scoprire grazie alle leggi antimafia del caporalato con il PM Storari, allora è chiaro che queste attività qua devono uscire dal mercato, perché quella è concorrenza sleale rispetto ad un'azienda che fa tutto per bene, tutto compliance alla legge, ma poi chiaramente viene discriminata sul mercato perché i suoi costi sono più alti e i suoi prezzi sono più alti. Quindi il sistema va in questa direzione, di una concorrenza più leale, dove ovviamente qualcuno, diciamo, dovrà o fare attenzione e qualcun altro dovrà uscire dal mercato per avere solo, tra virgolette, comportamenti o aziende virtuose. Questo è un po' il disegno, che non è solo